Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Chain Together, ragazzi. Questo è un gioco che è stato chiesto da uno di voi, riscattato attraverso i punti canale su Twitch, cosa che potete fare tutti seguendomi in live e quindi riscattando, chiedendo di fare un Proviamolo. Ed è un gioco che sembra aver attirato abbastanza l'attenzione, ok? Di che cosa si tratta? Bisogna praticamente scalare queste piattaforme in questo ambiente infernale, legati a amici. Però a quanto pare questo dovrebbe essere una sorta di gioco cooperativo, ma credo che si possa giocare anche da solo, perché il gioco lo dice. Quindi sono qui, Forever Alone. Proviamo il gioco, ok? Vediamo di che si tratta. Partecipa a partite, multigiocatore locale, modalità allenamento da solo. Vabbè, facciamo questo, no? Beginner mode. Proviamo? Ok, vediamo un po'. Non ho idea di che cosa aspettarmi. Però mi sa tanto di Rage Game questo qua, per qualche ragione. Non lo so. Sarà così? Questo caricamento un po' lunghetto. Ok. Iniziamo un personaggio. Ok, questo. 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 Vabbè, facciamo questo, va. Assomiglia vagamente a Sirius Sam. Mi piace. Giocare, dimettersi. Sì, c'è anche l'italiano, anche se è un tantinello discutibile come cosa. Ok. Il tuo obiettivo è raggiungere la cima della mappa. Ok, vediamo un po'. Il giocatore inizia a cadere, premi rapidamente il tasto pull per tirarlo su. Porta la posizione sicura. Se rimani bloccato, boh, non so quale sia. If you're brave, you may try to reach paradise. Not sure if you're capable, though. I eagerly await your falls at the very first hurdles. Ok, sta andando su. Wow, ok, ok. Sì, mi sa tanto di Rage Game questo qua. Ok. Ma è piuttosto controllabile, devo dire. Appena finito a dire. Ok, chi è costui? Che fa? Forse devo... Actually think you stand a chance of escaping from here? I bet 10 souls you'll fall long before you catch even a glimpse of sunlight. Stop this pointless chatter. You're supposed to be setting up the next challenges, as I command. Of course, my lord. My apologies. There. Okay. It's just too entertaining. Back to work I go. Immediately. Sì, assomiglia decisamente ad altri Rage Game. Quindi temo che si tratti proprio di questo. Il genere di cose che ci vuole un sacco e poi caschi come uno stronzo perdendo tutto ciò che hai fatto. Oh, oh, ok. Madonna l'ansia. Ok, questo cosa fa? Ok. Questo mi dovrebbe lanciare da qualche parte? No, mi sa che devo salire qua. Ok. Mi rendo conto che lo sto provando in maniera molto limitata, perché da quello che ho visto del gioco bisognerebbe essere in più persone con la catena che lega tutti quanti, no? Quindi paradossalmente lo sto giocando in maniera più facile adesso. Questo cos'è? Un ascensore? Lo è? Non lo è? Wow, ok. Non lo è esattamente. Boh. Ok. Attenzione. Perché ho idea che ci sarà una trappola da qualche parte? No? Ok. Oh merda. Oh no. Ok, comincia a essere un problema. Ah, cacchio.
Io e la prospettiva siamo spesso nemici. Ok, oh cazzo. Oh merda, e mo? No, sono andato dalla parte sbagliata. No! Oh mio Dio, mi sono salvato non si sa come! Oh Cristo! Ok. Comunque è ufficiale Rage Game assolutamente. Però Rage Game cooperativo, quindi in realtà, nel senso, c'è questa componente che ci sarebbe dovuta essere nel gioco. Aspetta. Dove... Ah no, ok, ok, cioè... Non... Mi sembrava non ci fosse niente dietro. Ok, un sacco di teschi. Oh, cacchio, ok. Oh, merda. Come la vedo male. No, troppo, troppo è andato. C'è il demonio che mi prende per il culo. Ah, ok. Oh, minchia, quanto lungo è. Questo sarebbe beginner, vero? Oh, oh, aspetta. Ce la faccio? Ce la faccio? Dimmi di sì, dimmi di sì. No, no, non ce la faccio. Non ce la faccio per niente. Ok, mi sono salvato un po' per miracolo. Ok. Non devo sottovalutare quel coso. Ho preteso troppo. L'ultima cosa che devi fare in un gioco del genere è pretendere troppo. Va bene. Così sia. Ok. Questo, stavolta penso di poterlo fare, sì. Ok, e invece qui no. Ok. Cosa c'è qui di bello? Il niente. Non so perché me... Questo personaggio che assomiglia vagamente a Serious Sam, questo tipo di grafica, c'ho voglia di fraggare la gente e avere la tentazione di avere sempre quello con le bombe, quello senza testa con le bombe al posto delle mani. Oh cacchio. Oh cacchio. Oh cacchio. Ok. Chi c'è qui? Un elicottero? Oh merda, ok. Ok. Cacchio. Cacchio. Oh! Non si sa come mi sono ripreso. Ah, ok. E adesso... No! Oh no. Oh no, oh no. Se cado finisco di sotto proprio al 100%. Merda. E mo? Sul serio? Oh mio Dio. I brividi. I sudori. E qui mo? Cosa dovrei fare? Dove? Aspetta, ah va! Si mimetizza la scala di me. Cacchio, ok, ok, vabbè, non è un grossissimo problema. È ritornato l'elicottero. Oh no. Oh! Questo? Che parte dei ganci? Ok, ok, era questo l'elicottero. Devo tenere premuto, devo tenere premuto, devo tenere premuto. Vola, vola, vola. Che mi sa di cosa che potrebbe tritarmi? Perché potrebbe tritarmi. Se ci casco tipo sopra, dall'alto, per qualche ragione. Dove va?
Dove va a finire costui? Ok. Credo che sia qui. Sì. Quello cos'è? The car race? Vabbè, sono arrivato fino a qua. I've decided to give you a little help, so here's a car designed especially to speed up your journey. Well, to hasten your inevitable downfall, should I say. Oh, but don't get your hopes up. I won't let you keep the car till the end, so enjoy it while you can. Ok, quindi la uso. Vediamo come si guida. No, oddio, no. No, ok. Piano. Non è proprio controllabilissima al 100%. Però è sufficientemente scattante. Questi simpatici massi. Per fortuna che doveva aiutarmi, la macchina. In realtà mi sta rendendo le cose più complicate, mi sa. Ok. La sparizione improvvisa della macchina col personaggio AT che fa così. Perfetto. Oddio, cos'è questo? Oh. Oh no. Sento che questa cosa sarà molto problematica. Ok. Qui, ragazzi, secondo me cado. E prendere il tempo di come si muove questo sarà veramente un grosso problema. Prendere il tempo del salto... Oh, ce l'ho fatta, ok. Adesso invece... Ok, aspetta. Ok. Aspetta. No, ce l'ho... No, merda. Madonna mia, l'ansia. Oh, cazzo. Non è che posso... No, Guarda. Prendo da qua. No. Dai, salta adesso. Niente da fare, La presa non è delle più esaltanti, devo dire. E la prospettiva mi fotte sempre. Non c'è che dire. Posso arrivare direttamente lì? Non voglio rischiare. Sì, nel senso, mi lancio, ma... Ok, ottimo. Oh, cazzo! Ma cosa? Ci arrivo? Oh, sì, ci arrivo, però proprio a pelo. Ok. Nonna, sto pensando che fare questo gioco in più persone è un delirio, perché ti devi sincronizzare in una maniera assurda con gli altri. Oh no, è mo questo che è. Oh, cazzo. No. Come faccio a tornare su? Merda. Come posso tornare su? Aspetta, forse facendo così. Ok. Aspetta. Non era tanto difficile.
Mi sa che ha tempo, vero? Sì, sono fottuto. Secondo me sono fottuto. Devo fare dei saltini di tipo diverso. Secondo me non faccio in tempo. 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 Non faccio in tempo. Ok, invece sì, ho fatto in tempo. Oddio che ansia. Va bene. No! Cioè, ho fatto delle cose veramente difficili e sono caduto per lo spazietto prima dell'ascensore. Mi sto trattenendo, ragazzi, che è una cosa finta. Bene, gente. Questa meravigliosa sensazione ci accompagnerà mentre chiudo questo gioco e lo disinstallo per sempre dalla vita. Lo nascondo anche tra gli acquisti di Steam. E posso dire di averlo provato, se non altro. Posso dire di aver provato questa ebbrezza e di non averla provata poi mai più. Bene, gente. Questo è. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui link ad Amazon, Instant Gaming o il Patreon, link a tutti i miei social, i link tanto lo sapete, sto cercando di non bestemmiare, ci vediamo alla prossima.